Ben ritrovati con Zona Attiva, la trasmissione ci porta a conoscere le produzioni, le eccellenze del nostro territorio. Oggi siamo venuti al Poderone di Magliano, siamo a un paio di chilometri da Magliano in Toscana e siamo venuti alla cooperativa Terre dell'Etruria. Siamo insieme a Giulio Fontana perché oggi è il terzo giorno di un corso di avvicinamento all'olio. Le altre due tappe sono state fatte ieri e ieri l'altro, qui si chiude un giorno, in questo giorno. Perché tre giorni di avvicinamento all'olio? A chi serve, a chi è indirizzato questo corso? Allora, per Terre dell'Etruria il settore olio è un settore importante, è un valore aggiunto a cui crediamo molto, ecco, e abbiamo voluto spendere del tempo importante perché il settore secondo me ne ha bisogno, facendo questi tre giorni, partendo dalla parte, diciamo, dei frantoi, quindi dalla parte di Onoratico, Piombino, e arrivare fino alla Maremma, quindi a Montiano, qui siamo qui a Magliano, a pochi chilometri anche dal nostro frantoio che si trova qui a Montiano, proprio per cercare di far crescere questo settore a cui crediamo. Ecco, questi tre giorni sono dedicati a coloro che amano l'olio e quindi dare la possibilità sia all'olivicoltore ma anche al consumatore di crescere, ecco, e quindi di permettere di avere delle persone sempre maggiormente formate, rivolto anche a nostri colleghi, anche dipendenti che possono lavorare in frantoio o che lavorano anche all'interno della struttura, e soprattutto ai nostri soci, perché credo che solo con la crescita e la consapevolezza di quanto è importante questo prodotto si possa far valere maggiormente sia nel mercato, e quindi più consapevolezza nel consumatore, ma anche e soprattutto anche nel produttore, con la cura che deve portare quando porta le olive al proprio frantoio. Ecco. Ecco perché è importante che anche il produttore sia a conoscenza di tutto quello che serve per arrivare con un'oliva al frantoio, con un'oliva più perfetta possibile. Poi purtroppo siamo in campagna e la stagione ci mette sempre lo zampino, però insomma un'attenzione dalla pianta, dall'olivo fino al frantoio, anche alle tecniche di lavorazione sono importanti, che la conoscano soprattutto gli addetti ai lavori. Certo, noi cerchiamo Mettere le Etrurie di dare un servizio completo anche dal punto di vista agronomico, nella scelta delle varietà, nel fornire il materiale, ecco, e poi soprattutto monitorare con i nostri agronomi tutta la fase vegetativa dell'olivo, fino ad arrivare poi a sistemi di monitoraggio. Abbiamo dei punti di monitoraggio che fanno i nostri agronomi proprio per cercare di dare dei messaggi di attenzione al produttore, quindi per tutto questo per coinvolgere ed arrivare fino al frantoio. Ecco, perché crediamo che seguire a 360 gradi il percorso dell'oliva sia basilare per arrivare poi a mettere un prodotto in bottiglia ottimale. Ecco. Terre dell'Etruria ha i suoi soci distribuiti fra varie province, Livorno, Grosseto, Siena, non so se ne ho mancata qualcuna, però insomma è una cooperativa importante, fa numeri grossi. Dal punto di vista dell'olio, che numeri fate? Ma noi con i nostri quattro frantoi lavoriamo mediamente dai 70 ai 75 mila quintali di olive, quindi la parte costiera è praticamente servita dai nostri frantoi. Abbiamo fatto questa scelta per essere più in maniera più territoriale e quindi questo ci permette, ecco, di avere un'omogeneità anche nelle produzioni. Sappiamo bene che è complicato non in tutti gli areali avere ogni anno una produzione completa, ecco, e questo avendo areali diversi ci permette di avere produzioni maggiormente costanti. Ecco. Investite anche in nuovi impianti, chiaramente grazie all'interesse e alla collaborazione dei soci, lo fate questo? Certo, noi abbiamo terminato 2 anni fa un PIF con gli olivicoltori di tutta soci di Terre dell'Etruria. E questo ha permesso di mettere a dimora oltre 400 ettari di olivi, e questo sulla speranza di cercare di ammodernare anche l'olivicoltura, quindi con impianti più specializzati, che permette anche di avere delle parcelle monocultivar, e così anche il produttore può in questa maniera scegliere anche la migliore epoca di raccolta. Impianti in terreni pianeggianti dove c'è anche
risorse idriche, quindi anche l'irrigazione è un aiuto importante per una produzione maggiormente costante. Ecco. Ecco, abbiamo parlato di risorse idriche perché tanti anni fa, qualche decennio fa, non si pensava proprio di impiantare un uliveto mettendoci l'impianto di irrigazione magari a goccia. Ora credo non si può prescindere da questo. Ma diciamo, noi siamo da anni che andiamo su questa linea. I nuovi impianti che consigliamo sono impianti intensivi, non super intensivi. Privilegiamo varietà toscane perché noi siamo all'interno del consorzio di GP Toscano, quindi è imprescindibile che venga fatto questo lavoro in collaborazione per poter produrre oli GP Toscano, che è un valore aggiunto del nostro consorzio, valore aggiunto per i nostri soci con cui crediamo in maniera forte. Ecco, in periodi anche difficili come questo la valorizzazione del marchio è importante, ecco, dobbiamo stringerci dietro a questo marchio che fa del bene all'olivicoltura e sarà il futuro per l'olivicoltura. Ecco. Un'ultima cosa prima di passare la parola poi all'esperto che in questo momento sta tenendo la sua lezione. Voi uscite sul mercato con più marchi per quanto riguarda l'olio? Certo, abbiamo un Antico Borgo che è un marchio che rappresenta poi noi panieri di tutti i prodotti di Terra dell'Eturia, dove all'interno abbiamo degli IGP bolgheri, abbiamo un IGP bio e un IGP convenzionale. E poi abbiamo una linea più particolare, che è quella poesia, che, dove lì andiamo a iniziare a fare un progetto di monovarietali. L'idea sarà quella di cercare nei quattro frantoi di valorizzare quel cultivar che riteniamo più maggiormente performante in quella zona e quindi vogliamo uscire nella prossima campagna con oli monovarietali che derivano dal frantoio di competenza del cultivar scelto. Ecco. Con Francesco Elter, che è nel consiglio di amministrazione di Terra dell'Eturia, ma è anche specializzato come assaggiatore di olio, parlerei di questo corso che è durato 3 giorni, siamo alla conclusione. Una cosa intanto c'è da puntualizzarla subito, che se non c'è scritto olio vergine d'oliva non è fatto con le olive, perché l'olio d'oliva si potrebbe fare anche senza, chiaramente truffando, però bisogna stare attenti. Sì, mi sento che tutti chiaramente conoscono la dicitura extra, ma la dicitura vergine è fondamentale in un olio d'oliva, cioè quando c'è scritto vergine, indipendentemente extra, vergine oppure no, vergine significa che l'olio che stiamo assaggiando deriva da un'oliva e questo spesso viene dato per scontato, ma vi posso assicurare che non lo è. Quando c'è scritto solo olio d'oliva potrebbe non arrivare dall'oliva? Potrebbe non arrivare dall'oliva oppure da un olio che ha chiaramente subito un processo di industriale di rettificazione, quindi diciamo è adatto al consumo umano ma deriva da un altro procedimento che non è quello della francitura. Ecco. Francesco, abbiamo cominciato con questo suggerimento per i consumatori, però questo corso, questa 3 giorni, è dedicata sia ai consumatori che vogliono essere più consapevoli, ma anche ai produttori che devono conoscere meglio, perché abbiamo sentito parlare di tecniche di frangitura, di tecniche di stoccaggio, insomma c'è una panoramica a tutto tondo. Sì, questo è un corso di avvicinamento, quindi di conoscere quello che è il prodotto olio extravergine d'oliva, olio d'oliva in generale, quindi tutti noi siamo, prima che produttori, siamo consumatori, quindi non è fondamentale diventare assaggiatori, lo è sicuramente diventare consumatori più consapevoli anche su un prodotto d'eccellenza della dieta mediterranea come l'olio extravergine d'oliva. Per un produttore può essere importante conoscere tutte queste cose perché il lavoro importante poi viene fatto in campagna, nei campi, quindi tenere d'occhio le olive. È chiaro che in agricoltura ogni anno è diverso dall'altro, per cui siamo sempre sotto il cielo. Però il lavoro fondamentale deve nascere lì. Sì, la filiera è fondamentale, dalla pianta alla tavola.
Quindi la regola numero uno è: da un'oliva buona, se non si sbaglia niente, si fa un olio buono; da un'oliva cattiva si farà sempre un olio cattivo. Quindi è fondamentale portare delle olive buone, quindi la parte agronomica del produttore è fondamentale. Il frantoiano, il frantoio e poi tutto ciò che c'è dopo sarà fondamentale per portare al consumatore un prodotto eccellente, che è il nostro extravergine d'oliva toscano, chiaramente. Terra dell'Etruria, diciamo che ha intercettato anche un bisogno, un'esigenza, perché questi tre giorni sono stati ben partecipati, siete arrivati al numero massimo che avevate fissato. Sì, quasi 80 presenze in tre giorni, non ce lo aspettavamo, però insomma vuol dire che la richiesta di conoscenza, di formazione su questo prodotto è alta, perché purtroppo nell'olio si dice tanto, spesso anche male, e quindi invece sapere qualcosa di più attivo, ecco, più consapevole, evidentemente è servito. E quindi pensiamo anche di andare avanti, di fare qualcosa di un po' più intenso, di un po' più specifico, e comunque continuare con questa, diciamo, formazione consapevole per consumatori, produttori e chiunque voglia farla. Grazie, grazie Francesco, grazie davvero. Allora noi andiamo ora per qualche secondo in pubblicità e poi continuiamo la nostra chiacchierata su questo corso dedicato all'olio. Rossano Nucci, che è socio di Terre dell'Etruria e anche consigliere, però anche produttore di ulivi, approfondiamo un po' la conoscenza di questo corso articolato in tre giorni. Ecco, per lei che è un produttore, cosa ci trova di importante, di cose che dovrebbero sapere tutti in questo tipo di iniziativa? È importante perché noi, allora, come produttori, il nostro ruolo è quello di portare al frantoio le olive più sane possibilmente. Questo è il nostro lavoro, e diciamo che con il clima che sta cambiando è un lavoro che diventa sempre più difficile in qualche modo. Comunque, con l'aiuto poi dei tecnici della cooperativa che ci danno supporto, riusciamo a portare un prodotto ottimo. Quello che da questo corso si può vedere e capire è che poi il processo che va avanti dentro il frantoio è un processo importantissimo, che vede noi amministratori impegnati anche ad usare le nuove tecnologie che ci propongono sul mercato. Infatti in questo momento stiamo facendo dei cambiamenti dentro il frantoio di Montiano, sia per la qualità ma anche legato a poter lavorare la quantità in tempi più stretti, perché oggi con il problema mosca e, come dicevo, il problema climatico, dobbiamo lavorare le olive nel minor tempo possibile. E questo corso ci fa capire comunque i processi del frantoio, che però sono legati anche a quello che è il nostro lavoro di produttori. Si deve raccogliere le olive, portarle più velocemente possibile al frantoio, cercare di tenerle durante la giornata in luoghi più freschi possibile, all'ombra, in modo che le olive arrivano in modo ottimale. Una maggiore consapevolezza, insomma, ecco, ha portato anche a queste conclusioni. Sono passati i tempi che si mettevano le olive nelle balle e si macinavano dopo 10 giorni. Assolutamente sì, e noi facciamo anche, oltre a questo corso, noi come Terra dell'Etruria, diversi incontri proprio per far capire l'importanza di un comportamento, per far sì che poi l'olio che arriva nella bottiglia al consumatore finale sia un olio eccellente come il nostro IGP toscano. Grazie Rossano, grazie davvero. Con Johnny Petrucci, presidente della Proloco di Pereta, parliamo del vostro impegno verso l'olio. Voi come Proloco state cercando di organizzare una sagra apposta, anzi l'avete già cominciata ad organizzare da 3 anni, per diffondere sempre di più la cultura dell'olio. Esattamente, questa è terra di olio oltre che di vino, per cui cerchiamo di spingerci più su questa piccola nicchia. Fino ad ora l'olio era solamente un condimento, invece noi crediamo veramente che sia un ingrediente importante e che questa terra sia
produttrice proprio di olio, per cui sono 3 anni che facciamo una manifestazione, di solito è fine ottobre, primi di novembre, in cui facciamo tavole rotonde, invitiamo persone che hanno frantoi a parlare, a spiegare, persone che, i produttori, cerchiamo di fare degustazioni di olio per spiegare e far capire alle persone come distinguere la qualità dell'olio, e stiamo cercando di coinvolgere i ristoratori per avere delle carte dell'olio all'interno dei ristoranti, cioè diffondere un pochino la cultura dell'olio, perché l'olio è una parte molto importante dell'economia di questa terra e più che altro è proprio una cosa bella da avere. Lei è qui anche come privato, diciamo, come curioso di sapere meglio come si deve consumare l'olio, quali sono le caratteristiche per valutarlo? Assolutamente, e questo corso fino ad ora, per quello che abbiamo visto, è incredibilmente interessante, vi ha spiegato veramente tutti i processi che non conoscevo, le qualità organolettiche dell'olio, come funziona la chimica nell'olio e come è migliorata negli anni la produzione di olio, ed è veramente affascinante. Spero tanto che vengano riproposti più volte questi corsi e che le persone imparino ad assaggiare l'olio, a capire l'olio e a degustare l'olio. Intanto c'è da dire che con queste premesse la prossima sagra dell'olio a Pereta deve venire meglio per forza. Ogni anno cerchiamo di migliorarci aggiungendo piccole cose, aggiungendo cose interessanti, ogni volta facciamo riempire dei piccoli questionari su che cosa potrebbe interessare a cui non avevamo ancora pensato, per cui ogni anno cerchiamo di migliorare. Grazie, grazie Johnny. Noi a questo punto andiamo alle conclusioni e torniamo a parlare con Giulio Fontana. Siamo in chiusura della nostra trasmissione, torniamo a parlare con Giulio Fontana, siamo al Poderone, qui stamani si conclude il corso per l'olio, però il Poderone è anche la vostra cantina, mentre di frantoi ne avete 4, di cantine c'è questa. E quindi chiaramente bisogna parlare di vino. Intanto è arrivato un riconoscimento importante proprio di recente con un vino bianco, un vermentino, che prenderei, è proprio qui dietro, e si chiama Marmato. Sì, qui siamo al Poderone, è la sede della cantina, lavoriamo le uve di circa 60 viticoltori per 100 ettari di ettari vitati. Ecco. Tra le nostre tipologie, i vitigni autoctoni sono quello che noi vogliamo maggiormente valorizzare, e il vermentino in questi anni ci sta dando molte soddisfazioni. Oltre a essere nel 2022 essere tra la top 10 del consorzio della DOC Maremma e quindi tra i 10 vermentini selezionati, è fresco di qualche settimana fa di un premio a Diano Castello, che è una manifestazione importante in Liguria, terra di ottimi vermentini insieme ad altre regioni come può essere quella della Sardegna, e ha vinto il primo premio con la giuria popolare. Ecco, quindi siamo soddisfatti. L'anno scorso aveva vinto il primo premio assoluto, e quindi è una soddisfazione per il lavoro di tutti, sia dei ragazzi in cantina, coadiuvato dall'ottimo lavoro del nostro enologo Emiliano Falzini, e soprattutto una grande valorizzazione per i nostri soci, perché in queste bottiglie della linea Poderone noi geolocalizziamo praticamente il vigneto che concorre a fare questa bottiglia, quindi noi sappiamo da dove proviene questa uva, e quindi è anche una valorizzazione maggiore per il socio, quindi è un'importanza che diamo a lui, sia di valorizzazione come lavoro fatto anche in vigna, perché solo grazie attraverso il loro lavoro possiamo poi trasformare delle ottime uve per poter poi concorrere a certi e avere certi risultati e raggiungere certi traguardi. Ecco. Tra l'altro il vino si può acquistare, questo qui è quello in bottiglia, però proprio qui al Poderone voi avete anche un punto vendita, uno spaccio che propone i vostri vini, i vostri oli, ma anche il vino sfuso. Certo, allora abbiamo qui a Magliano abbiamo il nostro punto vendita, dove vendiamo anche, oltre che il confezionato, vendiamo anche bag in box e anche lo sfuso. È un qualcosa che abbiamo voluto mantenere anche in altri magazzini, sia a Donoratico che a Venturina e allo stesso Grosseto, proprio perché secondo noi anche la vendita del vino sfuso può essere un ottimo traino per la valorizzazione del prodotto dei nostri soci, e soprattutto anche un messaggio ai nostri
consumatori, ecco, della qualità del nostro prodotto. Ecco. Tra l'altro in questo spazio si vendono anche altri prodotti che non sono vostri ma sono comunque del territorio, quindi siete un biglietto da visita per la nostra terra. Penso che anche in queste attività, in questi negozi, dobbiamo valorizzare il territorio, ecco. E quindi oltre che valorizzare i nostri prodotti cerchiamo di valorizzare quelli dei nostri amici produttori, perché è il mix migliore per poi promuovere il territorio della Maremma. Ecco. Un'ultima cosa, Giulio, ci vediamo tutti gli anni al Vinitaly a Verona, anche quella è una bella vetrina per mettersi in mostra, insomma queste fiere internazionali permettono di far conoscere il vino di Terre dell'Etruria ma di portare nel mondo la nostra Maremma. Certo, le fiere sono importanti, importantissime perché è una vetrina internazionale, come altre fiere parteciperemo sicuramente a Golosari a Milano. Ecco, sono appuntamenti importanti, l'anno scorso abbiamo partecipato a Olio Capitale a Trieste per quanto riguarda l'olio. Poi naturalmente il valore aggiunto è anche cercare di portare il turista all'interno dei nostri negozi, perché anche in questo modo possiamo, attraverso le mie colleghe, quindi chi lavora ai punti vendita, può spiegare tranquillamente i nostri prodotti e valorizzarli in maniera attenta. Ecco. Grazie, grazie davvero di questa mattinata bella che abbiamo trascorso qui al Poderone, grazie a tutti per averci guardato da casa, appuntamento al prossimo numero di Zona Attiva.